ha 17 anni, vive a Salerno e frequenta il quarto anno dell'istituto alberghiero. Adesso credo di andare a fare colazione e poi di iniziare le video lezioni in seconda ora. Quella di Chiara è una grande famiglia allargata. I suoi genitori, mamma Anna e papà Mario, si sono separati quando era una bambina. Il papà si è risposato con Teresa e Chiara è cresciuta con le figlie di lei, Perla e Aurora. Qui si mangia pasta, pomodorini e tonno. Un anno fa Chiara ha conosciuto Simone. Stavano insieme da appena un mese quando, a causa di un ritardo, Chiara ha fatto un test di gravidanza in un bar, insieme alle sue amiche. Poco dopo è corsa da Simone e gli ha annunciato: «Oh, sono incinta!» Simone ci ha messo dei mesi a metabolizzare la notizia, ma poi è tornato da lei per aspettare insieme l'arrivo di Christian. Poi secondo me proprio sempre 4! Da quel momento per Chiara la gravidanza è stata più tranquilla. Da pochi giorni, però, ha ricevuto la notizia che Anna, la mamma, è positiva al Covid. Papi, vieni un attimo. Si è dovuta così trasferire a casa del papà, dove è stata subito accolta con grande affetto da Teresa, Aurora e Perla. Sono andata a fare l'ultima ecografia e Christian non si vedeva, cioè nel senso, non si è visto bene. Hai gli occhiali, servono in quel caso. E comunque, come te lo immagini? È la stessa domanda. Mi ha fatto conoscere Simone, un amico. Noi uscivamo nello stesso posto, ma non nello stesso gruppo. C'erano tutte persone che si conoscevano, io e lui no. Misi un sondaggio, lei mi votò e io la contattai. Da là ci iniziamo a sentire, però poi venne la quarantena. E tutta la quarantena a parlare, parlavamo al telefono per ore e ore, tutta la nottata. Io tutta la quarantena ho sillato mia madre con questo Simone, tutta la famiglia. Dicevo, madonna, mi chiama Simone, devo parlare con Simone, no, non mi disturbare. La famiglia veramente in quarantena non esisteva più, esisteva solo lui. Dopo, quando siamo usciti e ci siamo visti, è scoppiata la scintilla. Io ho fatto un sogno che aveva gli occhi azzurri, cioè ho fatto un sogno di un bambino con gli occhi biondo azzurri. Biondo con gli occhi azzurri. Un principino proprio. Oppure moro con i ricci. Ci siamo messi insieme il 4 maggio, a giugno è stato concepito Christian, quindi presto. Quando mi venne a dire che stavo lavorando, bello e buono mi chiama e si presenta con questo test, sono incinta, non sapevo come reagire. Come ogni ragazza si fantastica con il ragazzo che si crea il futuro già dentro di sé, che dice con questa persona che insomma ci vorrei sposare, fare dei figli. Però essendo che era comunque un rapporto iniziato da poco, lì per lì ancora non c'era stato quel pensiero e quindi ci eravamo rimasti un po' entrambi. Chi uno un po' così, l'altro peggio. Siamo stati divisi per tre mesi pieni pieni. Finché un giorno mi dice di ritornare con lui e io dico: ma torni con me solo per Christian, perché se torni con me solo per Christian a questo punto resta solo un rapporto di amicizia, che se non lo vedi comunque non è che... E lui disse: no, io torno con te perché io voglio stare con te e stare anche con Christian. No, sto recuperando tutti quei tre mesi che non ci sei stato. Come sei brutta. Oh, come sei brutta. Tu che pensi? Non è meglio che il momento del parto sia anche tua madre vicino? Sentire sempre più sicura. Perché ora non sai quello io che ti aspetta. Erano due immagini.
Sì. Per vai a fare la visita, glielo domandi pure al ginecologo. Se tua madre può entrare. Chiara è molto matura per la sua età. Non si abbatte facilmente, è molto forte. Si riesce sempre a sollevare in tutte le situazioni. Però pensa che è l'ultimo periodo alla quale sta un po' più serena. Prima della tempesta. Farei un anno proprio... pieno pieno. Pieno di crescita anche personale. Oh mamma mia. Vabbè, però ci siamo noi, già ti dovresti sentire. Ma c'è pure Amy, guarda. Ah. Sono 2 settimane che non vedo mamma e sono un po' preoccupata, però l'importante è che sta bene. E non so tra quanto ci potremo rivedere, però meglio se non ci penso, così io e Christian siamo più tranquilli. Buonanotte. Chiara aveva un lungo elenco di faccende da sbrigare con la mamma, ma aspettando di poterla riabbracciare, può contare sull'aiuto di Perla. Che cosa mettiamo per primo? Allora, la sacchetta la mettiamo qua, nella mia valigia, perché è grande e non ci entra. Cosa c'è nella sacchetta? Io ho fatto 3 cambi, quello lì e questi 2. Mm-hmm. Però poi il resto, perché ho messo qualche tutina più grande, più piccola, perché non so quanto c'era più grande. La sto aiutando in tutti i sensi, qualsiasi cosa ha bisogno. Lei è capitato che qualche notte ha pianto perché Christian scalciava talmente tanto che lei non riusciva a dormire e gli faceva male. E io lì che gli accarezzavo la pancia per far star fermo lì Christian. Stavo pensando che mo sto solo io. Potrai avere tua suocera, se la fanno entrare almeno. Ti fa compagnia, non stai mamma da sola. Mamma no, mamma no. Lo so che la mamma, vuoi la mamma e non vuoi una persona. Quando ho scoperto che mamma era positiva, sono rimasta malissimo, perché ho bisogno di lei in questo periodo della gravidanza e vorrei che almeno al parto ci fosse. E poi spero che non gli succeda niente. Io sto lì ad aspettarti, lì fuori, quando diranno è nato Christian e passerà con la villetta. Ho tante persone comunque al mio fianco, c'è papà, c'è Teresa, ci sono un po' tutti quanti vicino. Anche Simone poi mi tranquillizza sul fatto che mamma comunque gli passerà, però comunque mi manca e vorrei che fosse qui con me. Fatto. Oh, pronto. Ok, sei pronta per partorire? No. Cioè, stamattina volevi comprare cose celeste. Stasera ti vesti rosa. Sì. Vabbè. Per festeggiare l'uscita dalla quarantena, Anna ha voluto fare una sorpresa a Chiara e regalarle un momento tutto per sé. Ciao Anna. Ciao ciao. Dove vai? Vado a comprare l'accappatoio a te. Poi penso che mi ritiro, quindi salutami. Ci vediamo domani direttamente. Ma perché? La vita in te? Io e lei? In questo momento no, non siamo state insieme per 20 giorni. Ah no. No! Ah, perché voi derivate il corpo? Vedi che sono uscita negativa. Quindi sono dovuta. Siamo dovute, cioè mi hanno abbandonato per la verità. Sono tutti scappati. Vabbè. Ragazzi, a domani. Ciao. Ciao ciao. Ciao Anita. Mamma, ciao. Cucina qualcosa di buono domani. Devi aggiornarmi anche su cosa. Perché devo far sapere l'inquilino in più. Ti faccio sapere più tardi. Sì. Ok. Non è ancora in progetto. Un po' più in là. E adesso sto io con mamma. E lui con i suoi ci vedremo sempre. Ancora il casalingo. Simone, non esiste il matrimonio. Già. Purtroppo no. Però chi lo sa, può darsi che cambiare idea. Ci provo, mi accollo, dico dai, ci sposiamo, è una cosa bella. Buongiorno.
Buongiorno, ricordati del pranzo che abbiamo domani con mamma e compagno a casa di mamma. Se sbaglio, una volta mi sono uscita con... Ma poi la femmina a Cristiano gliela facciamo. Sì. Sì, mi sono fatto uscire una stupidaggine. Maschio? Sì. La sera scalcia, spinge. Sì, sta qua. Eccolo! Sei mossa? Sì. Però poi chissà, un domani, se Simone ha intenzione di prendere casa, non so, probabilmente potremmo anche vivere insieme. Tu che progetti hai con lui? No, io i miei progetti è che se trovo il tempo torno di nuovo al bar là dove stavo prima. Tu vai al lavoro? Ah. E lui? Anche lui sta cercando lavoro. Deve inserire, cioè deve capire, no? Lo so. Che c'è un bimbo, no? Non gli è stato detto solo da me. Qualcuno della famiglia diceva sempre la sua su di lui, che ne so, che non vedevano che era la persona adatta a me. Non pensavano che comunque non sarebbe stato responsabile della cosa e quindi mi toccava. Contento? Sì, sì. L'ha metabolizzata dopo la cosa, però poi tutto a posto. Cioè all'inizio? Simone, all'inizio non l'aveva preso bene. No? No. La mia famiglia diceva che se lui voleva stare davvero con me non se ne andava, quindi è stato un po'... mi sono abbattuta più di una volta. Però non lo so, c'era una parte di me che sapeva che poi Simone sarebbe tornato, non so. Però lui si deve prendere responsabilità, lui deve andare a lavorare. Sì. Non è un ragazzino. Ce la faremo. Facciamo fare il parrucchiere. Amo. Amo. Oui. Vedi che mo sono arrivato. Devo levarmi le mie per tutto. Io sto tornando adesso dal parrucchiere. Tu dove stai? Sto di fronte alla profumeria, sto da casa. La profumeria? Ok, ci vediamo là. Ciao amore! Che la mantieni? Sì. Sono da parchiere, ti piacciono? Sì. Ah? Chi l'ha fatto? Sì. Sì. Da quando ci siamo riappacificati, Simone è molto serena la relazione. Non è come prima. Mi sono sempre fatta paranoia. Mamma, che sta facendo? Dove sta andando? Cosa sto combinando? Però adesso tutto ok. Vuoi vedere le ultime ecografie di Cristian? Fammi vedere. Sono queste qua. Le capisci? Un capucchione. Ma le capisci? La testa, il piede. No. No, ok. No, non è il piede. Perché? Vedi bene, c'è scritto pure. Allora, questo è il naso e qua c'è sta scritto. È il labbro, è uguale la foto, solo che là c'è la mano. Impossibile che il piede è qua sopra. Ho avuto una mezza discussione anche per il nome, perché volevamo mettere il nome del nonno paterno, però a me non piace mettere il nome dei nonni, per non far prendere collera a nessuno anche. Poi questo qua è tutto intero, sta così. Com'è strano, ma come sono strane le ecografie? L'unico nome che piaceva a me e che proposi io era Pablo. Lei disse no, ma che è sto Pablo, ma che... Comunque, bello e buono, disse Cristian. Io dici, Cristian mi piace, però con la H. Labbro. Labbro. E qua c'è la mano. Faccio maledetti. Piccolino. Simone al quinto mese se ne esce con... La mamma fa... quindi come lo chiamerete? Cristian. E chi l'ha scelto? Lui fa, io. Ma non è vero, l'ho scelto io. L'ho scelto io il nome. Poi si è fatto piacere, amico, il tempo. Cristian con l'H. Belle. Ma tra poco arriva il momento. Tu sei contento? Sì. Sì? No, sì? È normale. Meno male.
Mancano 3 settimane al termine della gravidanza. Chiara si sente pronta per essere la mamma di Christian, ma non intende rinunciare a essere anche un adolescente con un grande sogno da realizzare. Se vuoi parlarmi di questa tua passione, e te quanti anni hai? Allora, io ho 17 anni, però è una passione che coltivo da tanto tempo, da quando ero bambina, però non ho mai studiato canto. Ok, quindi coltivi dal punto di vista didattico, ma esatto. È un tuo desiderio e quindi principalmente ti esprimi attraverso la voce. Sì. Io da grande non ho pensato precisamente a una scelta di lavoro, perché sto ancora con la testa tra le favole, vorrei fare la cantante. Il primo obiettivo è quello di portarti ad uno stato di rilassamento proprio. Quando ero piccola uscivo pazza per Emma Marrone. Mio papà ascoltava molto Adriano Celentano, Claudio Baglioni, quindi sono la musica nel sangue. Sembri molto timida, è però abbastanza. Secondo me quando canti riesci ad esprimere invece quella parte di te che vuole emergere, no? Un po' più, non aggressiva, un po' più decisa. Non ho inediti canzoni mie perché non so nemmeno da dove partire. Allora, noi dobbiamo capire com'è strutturata una canzone. Per creare un inedito dobbiamo avere innanzitutto l'idea di come scrivere un testo. Mandami un po' di pensieri, il tuo diario, basta quello. Mia mamma è molto vicina su questo sogno che vorrei avverare e ha detto: non ti preoccupare, per quel giorno che vai a fare i provini te lo tengo io, Christian, tu vai a fare, chi lo sa. Anna è molto preoccupata per Chiara. Anche se i dolori non sono forti, la sua situazione non la convince e preferisce portarla in ospedale a fare un controllo. Mezzanotte e mezza e stiamo facendo il tracciato perché Christian fa il cattivo. Non sono pronta. Alla data prevista per la nascita di Christian mancano 2 settimane, ma dal tracciato le contrazioni sembrano essere iniziate prima. Anche se non sono ancora regolari, i medici per ora preferiscono tenere Chiara sotto controllo in ospedale. Amo. Amo, che stai facendo? Ho cambiato da poco la camera perché stavo nella camera, un'altra camera a sputare il tampone. Hai visto che cambiano pure camera? Chi sta meglio di te? E che stai facendo, mo? Stavo riposando. Ma hai mangiato ciò? Sì, ho mangiato, però solo il primo perché il secondo non era dei migliori. Perché? Non mi piaceva. Ma che ti hanno detto fino a mo'? Quello di ieri sera che ero in travaglio e quello di stamattina che se non ho niente posso andare a casa, quindi non lo so neanche io. Zavolo manco loro in poche parole. Perfetto. Ma tua mamma la fanno in drama? Entrare. Quindi posso entrare pure? E quindi io... No. Non lo so. Metta la parrucca. Ma mamma si fa il tampone per stare la notte con me, ma non lo so se quando partorisco. Perché la notte posso? È un'ostetrica, gli ha detto di sì. Buone, almeno ti la compagnia. Ciao. Ciao. Inaspettatamente il travaglio di Chiara procede molto veloce.
Mai come in questo momento sente il bisogno di avere sua mamma vicino, anche se in sala parto può contare sul conforto della mamma di Simone. Sentivo troppo dolore e ho detto che volevo passare a fare il cesareo. Chiamo mia mamma e mi fece fare una cazziata a telefono. La mia mamma, no, non ti preoccupare, fai il naturale. No, no, dai, poi passa subito. Mi ha convinto, va bene, facciamo il cesareo, ok. Mentre ero al massimo del dolore. Poi mi arriva una chiamata involontaria dalla tasca della suocera. Ho sentito le grida di Chiara e... è stato tragico. Infatti le grida l'ha sentita anche Gianluca più genero, chiaramente. E mi ha gridando, mi ha detto chiudi il telefono, non ascoltare. Ho chiuso, perché lui me l'ha tolto da mano il telefono, chiaramente. E dopo 2-3 minuti mi ha richiamato dicendo tutto a posto, è nato. Amore, sei bellissimo. Ancora un po' lungo, posso mettere un po' più su? Sì. Guardalo, amore. Ho chiesto se fosse mio. Sì, dicevo, ma è mio. Oddio, è mio. E poi mi sono messa a piangere. E poi gli ho dato un bacino sulla mano, perché si scuoteva. Stavo anche al lavoro. E in un attimo ho chiamato Anna. Anna, ma Chiara non mi risponde. Già è nato. Mannaggia. Auguri, nonno. Il naso vuole a te, Mario. Non pensavo che papà si potesse commuovere. La famiglia mi diceva che quando l'avrebbe visto si scioglieva. E poi si è commosso veramente. Ho fatto un bel pagnottone. Chiara, ma andiamo a mettere la coccarda giù. Stiamo andando, Chiara, stiamo andando. Christian ha sorpreso tutti nascendo prima del previsto. In attesa di poter festeggiare come si deve mamma Chiara e il piccolo nuovo arrivato, c'è qualcun altro intorno a cui stringersi con affetto. Auguri, papà. Come devo spiegare questa emozione? Come si spiega? Auguri! Una bella emozione. Una bella emozione. Buonasera, oggi intorno alle 18:10 è nato Christian, che sta qua con me e dorme. Mm. 3,80 kg ed è lungo 51 centimetri.